Oggi, sabato 9 marzo, ascoltiamo il commento al Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Buongiorno, mi chiamo Ilaria, moglie di Luca e mamma in dolce attesa. Ho sentito nel Vangelo di oggi una provocazione fatta innanzitutto a me, che ho il cuore pieno di gioia e mi sembra di non poter desiderare più di quello che ho già ricevuto. Un lavoro che mi piace, una casa, una bella famiglia e ora anche la benedizione di un bimbo in arrivo. Nel Vangelo di oggi ho trovato non due uomini da guardare e giudicare dall'esterno, ma due possibili atteggiamenti che possono manifestarsi e alternarsi tra loro nel mio stesso cuore. Potrei benissimo riconoscermi in quel fariseo che, salito al tempio, dice al Signore: «Grazie perché non sono come gli altri, che magari vivono in pigrizia, che non fanno progetti di vita stabili, non pensano ai figli o che addirittura scappano dalle responsabilità». Il fatto di trovarsi davanti a Dio è come se fosse un di più, quasi facoltativo, opzionale. Sono già abbastanza bravo da me, in fondo. Oppure potrei desiderare di assomigliare a quel pubblicano che per definizione è uno che sbaglia tante cose, che si è già sporcato di peccato, ma che entra realmente in relazione con il Signore, riconoscendo innanzitutto di non essere da sé una misura colma, bensì una misura ancora mancante, bisognosa di Dio, e, lo leggo tra le righe, che forse è anche più capace di meravigliarsi dei doni che ha ricevuto dalla vita. Mi sono chiesta oggi che tipo di relazione desidero con Dio e, per un di più di vita, mi impegno a coltivare la meraviglia e a guardare la realtà come a un'opportunità imperdibile di dialogare da misura mancante con il Signore. Buona giornata!